con il tecnico Luciano Cerasi alla vigilia del ritorno di Coppa Italia con il Pontevomano. Mister, un Pontevomano che, nonostante le difficoltà in campionato, Alfarini, una settimana passata, fece una buona impressione. Sì, sicuramente ha fatto un'ottima prestazione Alfarini, quindi se vogliamo veramente passare questo turno c'è bisogno di una prestazione viva, di una prestazione concreta, anche perché visto pure domenica come hanno interpretato e giocato la partita pure in campionato, determina che questa squadra sta in salute, che prima o poi questi risalgono di sicuro, quindi dobbiamo stare attenti a questa partita. Ennesima gara ravvicinata, è lecito aspettarsi un cambio di formazione rispetto a domenica? Guarda, per quanto riguarda questa domanda, io ormai lo dico da un pochettino di tempo, io in organico ho diversi giocatori importanti, quindi non vedo perché non fare delle rotazioni, sempre mettendo in campo una squadra forte, una squadra che può vincere e può passare il turno. Quindi sicuramente ci saranno dei cambi, come è giusto che sia, toccare tutti quanti è importante che si fanno trovare pronti, come è successo fino a questo momento. Per quanto riguarda le noci di Paolo, ci sono aggiornamenti? Allora, Lenoci ancora sto facendo differenziato perché ha dei fastidi, altrimenti avevamo accelerato pure con lui. Mentre Di Paolo è ritornato col gruppo, gradualmente sta facendo tutto. Io penso che questa sia l'ultima settimana di recupero, poi l'ho visto pure oggi, stava veramente bene, quindi sono contento di riavere questo giocatore finalmente dopo un lungo periodo.